Il libro che presentiamo e che discutiamo oggi si intitola Ciò che necessariamente coinvolge, è scritto da Romeo Natale ed è uscito nella collana Il pensiero forte, una collana che fin dal titolo che abbiamo voluto assegnarle si prefigge un obiettivo al tempo stesso ambizioso e doveroso in questi tempi di pensiero debole, relativistico e nichilistico, come recita il motto della nostra collana, pensiero forte, l'eterno compito della filosofia, ma poi anche una missione nel tempo del relativismo nichilistico. Pensare altrimenti per essere altrimenti, più in alto della realtà è la possibilità. Ora, io credo che non si dia collocazione più adeguata per questo libro rispetto alla collana Il pensiero forte, da che questo è un libro che pensa forte e lo fa ricollegandosi al fondamento stesso della filosofia occidentale, al detto di Parmenide, e dunque da Parmenide passa poi a confrontarsi con altri giganti e maestri della filosofia che hanno ragionato intorno al tema dell'essere e del non essere e hanno diagnosticato il problema del nichilismo, che è un altro tema che Savasandir, insieme a quello dell'essere, viene affrontato ampiamente da Romeo Natale. Va precisato che questo libro non è un libro su Severino, su Parmenide, su Leopardi, su Nietzsche o su Dostoevskij, ancorché questi autori vengano ampiamente convocati e interpellati dall'autore. Direi che questo è invece un libro a partire da Parmenide, Severino, Nietzsche, Leopardi e Dostoevskij, da che l'autore si ricollega alle riflessioni metafisiche, ontologiche e filosofiche di questi giganti del canone occidentale per sviluppare un discorso improprio, improprio inteso come svolto improprio, non improprio nell'accezione di inopportuno, sia chiaro, è un discorso sviluppato autonomamente dall'autore, a partire, come ricordavo, dalla questione fondamentale, la questione di Parmenide. Potremmo dire che l'Occidente da subito, già da Platone a onor del vero, compie il parricidio di Parmenide. Platone lo rivendica, anzi, nel Sofista, di aver compiuto il parricidio, riconoscendo quindi uno statuto fondamentale a Parmenide, considerato il padre stesso della filosofia, e tuttavia Platone riconosce l'esigenza di compiere il parricidio rispetto a Parmenide, ammettendo la possibilità di pensare il non essere. Come è noto nel Sofista, Platone, confrontandosi per il tramite dello straniero di Elea con la questione parmenidea dell'essere, addiviene alla convinzione che anche il non essere sia, non nella accezione neutralizzata da Parmenide nel suo poema Periphyseos, ma nell'accezione dell'essere diverso, dell'essere altrimenti. E però questa concezione già in qualche modo ricade nelle aporie suscitate e sviluppate da Parmenide, il quale Parmenide nel Periphyseos, ragionando in termini ontologici, e il Periphyseos per la parte almeno che ci è giunta, ha per tema il problema dell'essere, che Parmenide tratteggia immaginando un viaggio onirico nella città di Elea, guidato da un carro che lo conduce a scoprire la verità ignota ai mortali, addiviene al tema fondamentale per cui l'essere è e non può non essere, to on, l'essente, l'essere, più precisamente ancora, l'essere. Talvolta viene anche sostantivato to einai, l'essere in quanto tale. E questo è il tema fondamentale della sfida che Parmenide ha lanciato all'intera civiltà occidentale. L'Occidente, però, come diremo, ha compiuto da subito il parricidio di Parmenide e si è trasformato da subito in un uccidente, letteralmente, ossia nella configurazione ancora oggi dominante, anzi che oggi celebra i suoi
fasti con la civiltà della tecnica la concezione secondo cui l'ente in quanto tale può essere disposto e amministrato dalla soggettività umana e quindi distrutto e annientato, da cui l'espressione uccid ente che ho utilizzato poc'anzi e che è in qualche modo propria rispetto a questa visione che Emanuele Severino chiamava della follia dell'Occidente. Cosa insegna Parmenide? Insegna che essere e non essere debbono essere distinti rigorosamente anzitutto sul piano del pensiero, ma poiché il piano del pensiero e il piano del reale dell'essere coincidono, l'essere è il pensiero e il pensiero è l'essere, ne segue che le leggi del pensiero sono anche ipso facto le leggi dell'essere. L'essere è e non può non essere significa riconoscere che l'unica via percorribile è quella che riconosce l'essere, la sfera ben tonda di cui scrive Parmenide nel Periphusios, è uno, immobile, non molteplice, non diveniente, e dunque in qualche modo dell'essere parmenideo si può parlare nei termini di quella che la filosofia medievale conoscerà come teologia negativa, ossia dicendo non ciò che sia, ma ciò che non sia. L'essere non è molteplice, l'essere non è diveniente, l'essere non è sottoposto ai processi di genesi, corruzione, sviluppo e morte. E proprio per questo, se volessimo ragionare alla maniera parmenidea contra Platone, anche ammettere la possibilità dell'essere il diverso comporterebbe già per ciò stesso una contraddizione, poiché l'essere è e non può non essere, quindi applicare il non essere all'essere ci riporta alla contraddizione originaria. Parmenide percorre la via, l'unica via percorribile, quella che dice che l'essere è e non può non essere, e mette in guardia nel suo poema rispetto ad altre due vie che sono contraddittorie. La prima è la via platealmente fallace, quella che riconosce l'essere al non essere, ma la terza è la via che più spesso i mortali imboccano ed è una via intrinsecamente mendace, è la via di chi riconosce il divenire. Il divenire è strutturalmente inconcepibile se l'essere è e non può non essere. Perché? Spiega Parmenide che riconoscere la possibilità del divenire significa ipso facto ammettere che l'essere derivi dal non essere e nel non essere torna. Che cosa significa il divenire se non il fatto che si ammette la possibilità per gli essenti di uscire dal nulla, la nascita, di divenire, crescere, svilupparsi e di tornare nel nulla con la morte. Questo è ciò che quotidianamente ci viene attestato dai sensi, ma secondo il ragionamento di Parmenide non è ai sensi che dobbiamo affidarci, è al nous, alla mente. E la mente ci dà una testimonianza che non solo diverge rispetto a quella dei sensi, ma si oppone direttamente alla testimonianza dei sensi. I sensi mostrano il divenire degli essenti, la physis è il luogo della crescita, dello sviluppo, della morte degli essenti, il nous ci dice invece che l'essere è e non può non essere. E dunque noi non possiamo ammettere il divenire. Ora, dal punto di vista di Emanuele Severino, il cui motto, rovesciando quello che fu il motto dei neocantiani, zurück zu Kant, torniamo a Kant, torniamo a Parmenide. Tornare a Parmenide è il motto che Severino stesso, a partire da un suo importante saggio, utilizza per designare la propria filosofia, e Severino, un parmenideo nel cuore del XX secolo, muove dalla aporia di Parmenide, l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere, per cercare di dare conto del divenire. Come spiegare il divenire se l'essere è e non può non essere e il non essere non è e non può essere? Severino sviluppa questo tema utilizzando molto spesso nelle lezioni e nei testi un'immagine, una fortunata immagine, che è quella della legna e della cenere.
Se ci poniamo di fronte al camino e vediamo il pezzo di legna che lentamente, secondo il processo della combustione, diviene cenere, siamo indotti a immaginare che effettivamente si dia un processo in forza del quale la legna iniziale arda e gradualmente si muti in cenere. Questo è quello che viene attestato dai sensi. I sensi che una collaudata tradizione filosofica che per più versi mette capo proprio a Parmenide, ma a dire il vero anche altri autori con Parmenide e prima di Parmenide avevano messo in guardia rispetto ai sensi. In fondo la filosofia è per sua vocazione una problematizzazione di ciò che ai sensi appare ovvio, fin da Talete, andare al di là della fenomenicità per rinvenire la causa. Aitia, la causa prima delle cose, quella che non appare, non si manifesta immediatamente, ma che sola ci permette di comprendere appieno anche ciò che si manifesta nel suo manifestarsi. Ebbene, questa messa in mora dei sensi, che è un tratto caratterizzante della filosofia occidentale, da Talete a Parmenide fino a Cartesio, le cui meditazioni metafisiche, come noto, siamo nel Seicento, si aprono con il dubbio radicale. Abituarsi almeno una volta nella vita a mettere in dubbio tutto senza esclusione, non per precipitare nello scetticismo di chi dubita di tutto, ma per rifondare la certezza sulla roccia e non sulla sabbia, ma sulla roccia e sull'argilla, dice Cartesio nel discorso sul metodo. Ebbene, Severino, forte di questa tradizione, utilizza l'immagine della legna e della cenere per spiegare la questione del divenire. In realtà, dice Severino, i sensi ci ingannano poiché con la forza del nous noi dobbiamo dire che non vediamo la legna che diventa cenere, noi vediamo il succedersi di essenti che appaiono e che scompaiono. Vediamo il tocco di legna, vediamo un successivo essente che ci mostra il tocco di legna più consumato, fino al processo terminato in cui vediamo come essente che compare la cenere. Questo e non altro ci dice il nous. Vediamo, ossia, il circolo dell'apparire. Di volta in volta gli essenti appaiono e scompaiono, si mostrano e si ritraggono, e dunque devono essere, spiega Severino, in quanto tali eterni. Tutto è ed è eternamente. E questo è il tema che accompagna, che fa da fondo da basso continuo all'opera di Romeo Natale, l'eternità del tutto. Non per caso il libro si apre proprio, e possiamo leggere anche l'incipit, con Parmenide. Dunque anche l'autore di questo libro, alla maniera severiniana, torna a Parmenide. Quale potrebbe essere la domanda madre, gravida di risposte? Forse l'affermazione di Parmenide, l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Secondo Emanuele Severino, da questo luogo rintracciamo l'essenza del nichilismo proprio laddove si sviluppa la domanda fondamentale. Stanti queste premesse, poc'anzi succintamente richiamate, la follia dell'Occidente sta nel pensare il divenire, sta nel pensare perciò stesso che l'ente sia disponibile e non sia invece inserito in questo circuito dell'eterno apparire e scomparire degli enti eterni. Il pensiero di Severino potremmo dire che è, metafisicamente parlando, non solo il pensiero più forte, pari forse a quello di Parmenide o di Spinoza, ma è anche quello che più si oppone rispetto al nichilismo della follia dell'Occidente. Severino si è ampiamente confrontato con il tema del nichilismo. Un testo imprescindibile sotto questo riguardo è L'essenza del nichilismo, in cui Severino ragiona appunto sul nichilismo come follia dell'Occidente. Il nichilismo è la concezione, il quadro simbolico in cui dell'ente, dell'essere non è più nulla. Abbiamo a che fare solo con enti che nascono, crescono, divengono e sono impiegabili. Questa è l'essenza stessa della civiltà della tecnica. Molte volte si è richiamata l'analogia di pensiero tra Emanuele Severino e Martin Heidegger, talvolta Severino è stato anche definito lo Heidegger di Brescia.
Ma al di là di qualche analogia di superficie, vi è una profonda differenza nel modo di pensare tra questi due giganti della filosofia novecentesca. Intanto Severino parte da Parmenide, come dicevo, Heidegger no, Heidegger in qualche modo è convinto che già negli autori che impropriamente chiamiamo presocratici, pensatori dell'origine, risuoni il nichilismo, l'oblio dell'essere, quell'oblio dell'essere, e qui le analisi di Severino e Heidegger possono convergere, coincide con l'esplicazione stessa della nostra civiltà. Il dispiegarsi della civiltà occidentale è il dispiegarsi e l'approfondirsi del nichilismo come oblio dell'essere e dunque della concezione, spiegherebbe Severino, per cui gli essenti nascono, crescono, si sviluppano e sono amministrabili dal fare umano. Heidegger, che ha prodotto una, fin dai tempi di Essere e Tempo, in verità 1927, ha prodotto una decostruzione, una distruzione dell'ontologia, mostra nei lavori successivi alla Chere, alla Svolta e a Essere e Tempo, mostra come la filosofia occidentale, o meglio sarebbe dire occidentale, data l'essenza del nichilismo come distruzione dell'ente, non faccia altro che approfondire questo graduale oblio dell'essere, Seinsvergessenheit, e questa entificazione dell'essere, ridotto a ente disponibile che nasce, cresce, si sviluppa ed è amministrabile. Una stazione decisiva si ha già in Platone, secondo Martin Heidegger. Heidegger, nella dottrina platonica della verità, spiega che Platone, per un verso, concepisce la verità sotto il giogo dell'idea, e l'idea è qualcosa che è indipendentemente da noi, si manifesta nella sua indipendenza, nel suo essere, ma al tempo stesso l'idea già dipende dallo sguardo di chi la coglie, è già disponibile, come la parola stessa impiegata da Platone lascia intendere. Idea, da id, orao, implica che vi sia qualcuno che la vede, che la coglie, non con gli occhi fisici, ma con gli occhi del nous, della mente. Anche in Aristotele troviamo già in qualche modo marcato l'oblio dell'essere. Nella metafisica Aristotele pone la domanda dell'essere, individua nella prote filosofia, cioè nella filosofia prima, la scienza particolare che si occupa dell'essere in quanto essere. To on e on. La filosofia si differenzia da tutte le altre scienze, dacché le altre scienze utilizzano senza saperlo i principi che solo la filosofia fonda in maniera stabile. Episteme in greco vuol dire sapere solido, incrollabile, non scienza nell'accezione moderna, ma scienza come sapere solido, assoluto, incontrovertibile e incrollabile. Ecco, dice Aristotele, vi è una scienza della verità, episteme, tes aletheias, una scienza della verità che si occupa dell'essere in quanto essere. E questa scienza, che per Aristotele coincide de facto con la teologia, che è anch'essa scienza dei principi primi, questa scienza è in qualche modo presupposta da tutte le altre. Anche le altre scienze utilizzano il principio di non contraddizione, ad esempio, che è il principio più solido e inoppugnabile, che A sia A e non possa essere meno A. Aristotele non può dimostrarlo in maniera argomentativa, ma lo dimostra tramite la forma della elenkos, la confutazione che apparecchia un argomento tale per cui si mostrano le contraddizioni di chi voglia negare il principio di non contraddizione. Anche chi vuole negare il principio di non contraddizione, dice Aristotele, è giocoforza costretto a utilizzarlo. Sicché chi volesse coerentemente negare il principio di non contraddizione dovrebbe ridursi a vivere come una pianta che non si muove e non parla. Ecco, però, tornando alla Seinsvergessenheit, all'oblio dell'essere, Aristotele, nota Heidegger, già enticizza l'essere nella misura in cui, dopo aver sollevato la Grundfrage, la questione fondamentale dell'essere, subito trasla l'attenzione sul problema della sostanza, come
Come è noto, nella metafisica, posta la domanda sull'essere, Aristotele si domanda come dobbiamo intendere l'essere. E l'essere, nel senso più forte, secondo Aristotele, è la sostanza. Ma in questo modo si abbandona già il campo dell'essere e si passa a quello degli enti, fino ad arrivare alla stessa cristianità. Per Heidegger, come per Severino, il Dio dei cristiani è concepito già nel quadro dell'oblio dell'essere. Che altro è Dio per i cristiani se non un superente che dispone egli stesso degli enti, evocandoli dal nulla, la creatio ex nihilo, e disponendone. Siamo sempre all'interno di questo paradigma dell'oblio dell'essere. Siamo sempre all'interno di un paradigma in cui, dirà Heidegger, in fondo tra il Dio cristiano e l'aeroplano tecnicamente prodotto non si dà differenza ontologica. Nascono all'interno della medesima concezione dell'oblio dell'essere. Una stazione fondamentale di questo percorso è quella cartesiana, Cartesio l'inauguratore del moderno, Cartesio che porta la filosofia sulla terraferma della modernità, spiega Hegel nelle sue lezioni sulla storia della filosofia, Cartesio che con il cogito cambia la rotta del pensiero occidentale, che non si occupa più delle cose ma del pensiero, diventando da filosofia dell'idea filosofia dello spirito. Ebbene, per Cartesio ci troviamo già all'interno di un quadro in cui, come si scrive nel discorso sul metodo 1637, non abbiamo più bisogno di quella filosofia astratta, improduttiva, aristotelica e scolastica. Abbiamo bisogno di una filosofia che incida sulla realtà e che ci renda padroni e signori della natura. Padroni della natura, maître de la nature. Padroni della natura significa che l'uomo moderno, il soggetto cogitante cartesiano, è un soggetto calcolante, per il quale l'essente nella sua interezza è res extensa, che può essere calcolata e posseduta conoscitivamente, ma anche praticamente. Siamo già agli albori della tecnoscienza, la visione scientifica per cui l'ente può essere calcolato e disposto, conosciuto in maniera certa e amministrato in maniera tecnica, fino ad arrivare, saltando qui molte altre stazioni fondamentali, al compimento. Heidegger parla di vollendung, di compimento della metafisica occidentale come oblio dell'essere, quale si ha con Friedrich Nietzsche. In Nietzsche dell'essere non è più nulla e l'essente coincide con la volontà di potenza che amministra e dispone in maniera totale degli enti. Qui abbiamo il rovesciamento della metafisica occidentale in tecnica planetaria. Il pensiero di Nietzsche, che in realtà per Heidegger è il compimento di Platone e non l'antitesi rispetto a Platone, come sempre o quasi sempre si è detto, Nietzsche è un platonico sviluppato in tutte le sue possibilità. Abbiamo già la tecnica, lo sguardo della tecnica. Ora, il nichilismo cos'è allora? Il nichilismo è due cose sostanzialmente. L'Occidente, nelle sue figure di pensiero più alte, penso qui a Martin Heidegger già evocato e a Friedrich Nietzsche, ha concepito il nichilismo secondo due figure distinte. Da un lato quella heideggeriana e severiniana per cui il nichilismo coincide con l'oblio dell'essere, con l'entificazione dell'essere e con la concezione per cui gli essenti divengono e sono amministrabili. Dell'essere non è più nulla. Lo scrive in maniera adamantina Heidegger nella sua introduzione alla metafisica. Severino in fondo sotto questo profilo è coerente con il discorso di Martin Heidegger. Gli essenti sono utilizzati e utilizzabili. La civiltà della tecnica è quella in cui dell'essere non resta più nulla e gli essenti in tutte le loro determinazioni, natura, animali, piante, umani, sono gli utilizzabili. Ecco, in questa concezione abbiamo il nichilismo ontologico, potremmo definirlo così, diverso dal nichilismo valoriale di cui invece si è occupato Friedrich Nietzsche, a cui così spesso si suole ricondurre lo stesso concetto di nichilismo, ancorché il primo autore del canone occidentale a usare la parola nichilismo sia
Jacobi nella sua critica a Fichte. Fichte viene accusato da Jacobi di nichilismo, poiché l'io di Fichte crea l'essere dal nulla, e in ciò è il nichilismo di Fichte a giudizio di Jacobi. Ma al di là della paternità del termine, che si trova anche in Padri e figli di Turgenev, il concetto di nichilismo in Nietzsche implica un processo di trasvalutazione dei valori. Il nichilismo, ovvero la morte di Dio, è il processo in cui i valori, il firmamento dei valori che hanno dato un senso all'Occidente, decadono, evaporano, crollano. E questo è il nichilismo, che per Nietzsche ha poi anche delle valenze emancipative su cui hanno insistito alcuni suoi discepoli contemporanei, fra cui Gianni Vattimo, anche discusso nel libro che stiamo presentando, Nichilismo ed emancipazione, uno dei testi fondamentali di Gianni Vattimo, in cui il nichilismo è niccianamente inteso come l'anticamera per la liberazione dell'uomo e per l'avvento dell'Übermensch, l'oltreuomo, che ha trasvalutato tutti i valori e che è transitato dall'iniziale fase del nichilismo passivo al nuovo nichilismo attivo, in cui crollati i valori se ne pongono di nuovi. Questo è il nichilismo attivo o creativo. Ora, su queste due concezioni del nichilismo lavora l'autore del presente libro, poiché, richiamandosi senza tregua a Emanuele Severino, affronta anche la questione più nicciana della distruzione della fede, della sfiducia nei valori immutabili. La follia dell'Occidente, per parafrasare ancora Severino, ci porta direttamente alla sfiducia negli immutabili. La civiltà della tecnica non conosce immutabili, non conosce dunque inviolabili. Tutto può essere trasformato, modificato, manipolato in nome del nichilismo perfettamente compiuto, del gestello, chiamava Heidegger, l'impianto della tecnica, che si regge su una volontà di potenza illimitatamente potenziantesi. La tecnica non conosce limiti di senso, di religione, conosce solo come limite il limite della fattibilità, che per definizione viene di volta in volta superato. L'unico limite che la tecnica conosce è il limite del ciò che non è ancora stato fatto e che di volta in volta viene fatto. Di qui scaturisce anche il problema di come porre limiti alla tecnica di ordine morale, etico o anche politico. Per la tecnica non esistono limiti, e anzi la creazione di sempre nuove condizioni in cui la tecnica possa operare superando i limiti pregressi sembra essere l'unico obiettivo della civiltà della tecnica e della sua rincorsa di sempre nuovi fini in nome della valorizzazione illimitata del valore e dell'autopotenziamento illimitato della volontà di potenza. Da questo punto di vista la tecnica non solo è nichilistica, come abbiamo detto, ma è concentrata sulla valorizzazione illimitata del dispositivo, del Gestell. Gestell dice l'impianto, dice la riunificazione delle maniere dell'imporre e del porre, Stellen in tedesco. E la tecnica diventa in qualche modo la follia massima di un occidente, o uccidente nell'accezione prima chiarita, per cui non esistono più gli immutabili, e come diceva Emanuele Severino, la tecnica diventa l'ultimo dio dell'Occidente. La tecnica diventa l'ultimo dio a cui l'Occidente si consegna. Una parte interessante di questo lavoro, anch'essa direi nel solco del magistero di Emanuele Severino, è consacrata a Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, che Severino più di ogni altro ha inteso come uno dei massimi interpreti della filosofia moderna, a differenza di Giovanni Gentile, che ha valorizzato moltissimo, massimamente, Leopardi come poeta. Potremmo dire che Leopardi è per Gentile ciò che Hölderlin è per Heidegger. Severino, diversamente, interpreta Leopardi come filosofo, che meglio di ogni altro ha colto il processo del nichilismo. E vi sono alcune pagine molto interessanti in cui viene discussa la filosofia di Leopardi.
in cui appunto Leopardi è interpellato come autore che coglie il nichilismo dell'Occidente. Voglio a questo proposito leggervi alcuni passi in cui severinianamente, Severino ha dedicato alcuni studi proprio filosoficamente densi alla figura di Leopardi, in cui Leopardi appunto è convocato come autore imprescindibile. Vediamo se li ritrovo, credo di sì perché sono proprio qui. Comunque sì, ecco sì, grazie, merci. Ecco qua i passaggi fondamentali in cui Leopardi viene evocato. No, ma volevo trovare il passaggio in cui c'è la citazione. Ecco qua, ecco esattamente. Leopardi dice: io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla. Qui c'è l'autocomprensione del nichilismo moderno. Leopardi coglie il nulla come essenza dell'oblio dell'essere. Nello Zibaldone scrive in un passaggio particolarmente ispirato che tutto è da ridersi fuorché ridersi di tutto, e di fatto coglie appunto l'essenza del nichilismo. Dice ancora Leopardi nello Zibaldone: il nulla non impedisce che una cosa che è sia stia dimori. Dove nulla è, quivi niuno impedimento è che una cosa non vi stia o non vi venga. Però il nulla è necessariamente luogo, e dunque una proprietà del nulla l'esser luogo, proprietà negativa, giacché anche l'esser di luogo è negativo puramente e non altro. Sicché come il tempo è un modo, un lato del considerare l'esistenza delle cose, così lo spazio non è altro che un modo, un lato del considerare che noi facciamo il nulla. Troppo spesso si è letto in maniera ingenua e superficiale Leopardi come pessimista cosmico, secondo questa stereotipata e logora categoria, quasi come se avesse un atteggiamento sfiduciato. In realtà il nichilismo di Leopardi è ontologico, coglie la vanità del tutto, coglie il nulla come fondamento delle cose. E questa è la follia dell'Occidente, poiché pensare che l'essere nasca, cresca, si sviluppa e quindi divenga, è la follia che pensa il nulla come fondamento. E Leopardi è il pensatore che meglio coglie, spiega Severino, questa dimensione che in qualche modo rende così vicino Leopardi a Severino stesso. Laddove potremmo dire, parafrasando ancora Severino, Giovanni Gentile è l'autore più distante, eppure interessantissimo, tant'è che Severino stesso si è lungamente confrontato con Giovanni Gentile, poiché per Gentile tutto è divenire. Gentile è il filosofo che più radicalmente ha pensato il divenire e lo ha posto come fondamento stesso del reale. Verum et fieri convertuntur, scrive Gentile, rovesciando Giambattista Vico nella Teoria generale dello spirito come atto puro. La verità è il divenire. Ecco, questa concezione qui perfettamente sviluppata nel libro culmina poi nella parte finale che è dedicata alla distruzione della fede. La sfiducia nei valori immutabili porta anche necessariamente alla distruzione della fede. Se tutto diviene ed è disponibile, è chiaro che non vi possa più essere alcuna fede nella trascendenza, nell'eterno, e l'unica fede oggi superstite resti quella nella tecnica, o meglio nella tecnoscienza. L'uomo contemporaneo crede nella scienza e crede nella tecnica, non crede più in Dio e nel trascendente, ma crede nella potenza illimitata della tecnica e della scienza. Non per caso nel logo pubblico è già entrato in uso da tempo la locuzione credere nella scienza, non più nel Dio dei cieli, non più nella verità dell'eterno, ma nella scienza e nella tecnoscienza. E qui abbiamo davvero il compimento
dell'Occidente, o meglio dell'Occidente, quale si manifesta anche nelle forme contemporanee del transumanesimo. Il transumanesimo, che forse dischiude anche una terza possibilità ermeneutica dell'Übermensch di Nietzsche, come transuomo, notoriamente dell'Übermensch sono state date due grandi interpretazioni, politicamente connotate peraltro. La prima, l'Übermensch come superuomo suprematista e della destra nazista, che ha letto Nietzsche in questa chiave, prendendo anche a motivo alcuni passaggi di Al di là del bene e del male, in cui Nietzsche parla della bionda bestia selvatica da preda. Nel secondo Novecento, viceversa, Nietzsche prende a essere letto da sinistra, con Deleuze in Francia e con Vattimo in Italia, e l'Übermensch diventa l'oltreuomo, secondo la traduzione coniata da Vattimo. L'oltreuomo è colui il quale supera il cosmo valoriale tradizionale e diventa oltreuomo nella misura in cui fonda sulle macerie della civiltà occidentale un nuovo ordine valoriale, da cui il titolo di Vattimo, Nichilismo ed Emancipazione, a cui si faceva cenno. La terza possibilità ermeneutica, con la quale poi mi taccio e termino la mia relazione, è quella di transuomo, l'uomo transumanista, l'uomo che ormai diventa esso stesso amministrato e amministrabile dalla tecnica. Il paradosso della tecnica, su cui hanno richiamato l'attenzione pervicacemente sia Heidegger sia Severino, è proprio quello in grazia del quale l'uomo, con il suo imperialismo tecnico, si illude di utilizzare la tecnica a proprio giovamento e in realtà diventa egli stesso der Gebrauchte, scrive Heidegger, l'utilizzato dalla tecnica. L'uomo diventa un giocattolo nelle mani della tecnica, scrive Martin Heidegger. Finisce per essere esso stesso amministrato e utilizzato come tutti gli altri enti. Questo è il compimento del nichilismo occidentale, come ormai dovremmo chiamarlo, che si determina oggi in una tecnica che ormai padroneggia la nostra stessa natura. Siamo entrati, parafrasando Walter Benjamin, nel tempo nella fase dell'uomo nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. L'uomo diventa utilizzabile e ibridabile tecnicamente. E qui abbiamo il compimento della metafisica come volontà di potenza e come oblio dell'essere, per cui resta soltanto il divenire, il progresso illimitato di una volontà di potenza che è autoreferenzialmente e nichilisticamente rinchiusa in questo circuito della propria crescita illimitata a nocumento della vita, del pianeta, dell'essente in quanto tale. La distruzione, la devastazione della terra, come la chiamava Heidegger, che parlava in relazione alla tecnica di devastazione della terra e di fuga degli dèi, la devastazione della terra e la fuga degli dèi che si esplicitano nel tempo della razionalità tecnico-scientifica, i gelidi raggi della nuova barbarie, parafrasando la dialettica dell'illuminismo, si esibisce ormai in una concezione per cui la terra e la vita vengono devastate da questo processo di crescita illimitata della volontà di potenza. Ecco dunque che il merito di questo acuto e puntuale libro che stiamo discutendo è proprio quello di ripartire dalla questione fondamentale, dalla questione ontologica, la questione dell'essere, la Seinsfrage. Questo libro torna a pensare l'eterno e l'essere e perciò stesso pensa forte, come dicevamo, e reagisce perciò stesso al tempo del nichilismo contemporaneo e altresì al tempo della devastazione della terra e della fuga degli dèi.